Il Topolino 3472 per me è un topolino decisamente eccezionale, non solo per le storie presenti, ma anche per i redazionali. Innanzitutto abbiamo l'articolo dedicato a Margherita Hack, di cui quest'anno vengono commemorati i 100 anni. Per farlo, Topolino ha pensato bene di rivolgersi a Federico Taddia, che è stato per diversi anni un collaboratore di Topolino e anche un collaboratore della stessa Margherita Hack, che ha avuto il piacere di conoscere e incontrare personalmente. Non è un caso che infatti l'articolo si intitola La mia amica Margherita. Tra l'altro Federico Taddia l'abbiamo avuto come ospite nella diretta che abbiamo dedicato con Eduinaf proprio alla Hack. L'altro articolo interessante, evidentemente realizzato con il materiale fornito dall'ufficio stampa dell'ASI, è quello dedicato alla missione Minerva, a cui a capo troviamo la nostra astronauta Samantha Cristoforetti. Purtroppo per le note vicende politiche la Cristoforetti non è comandante della Stazione Spaziale Internazionale, ma soltanto della parte, diciamo così, occidentale, quella gestita da Europa e Stati Uniti. L'articolo comunque è ricco di spunti interessanti e racconta quali esperimenti andranno a realizzare Samantha Cristoforetti e gli altri astronauti nel corso della, appunto, missione Minerva. E poi di tutte le storie c'è ovviamente la seconda e ultima parte ed è il ritorno dell'uomo falena, la storia in cui abbiamo visto Topolino insieme con Max Topidoro, che altri non è che la disneyizzazione di Massimo Polidoro. Ovviamente, visto che mi sono già ampiamente dilungato relativamente al primo episodio, non vi dico niente di più. Anche perché questa settimana, alla fine, mi sono dedicato a Margherita Hack, per cui vi invito a recuperare quel video innanzitutto, e poi a iscrivervi al mio canale YouTube e ad attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Non mi resta che dirvi a questo punto, saluti a tutti!